Martina Breschi, una morte assurda, travolta dall'auto, la retromarcia fatale. La tragedia in cui ha perso la vita la 31enne Martina Breschi è avvenuta poco prima del battesimo della figlia, di appena un anno. Il dramma si è consumato sabato scorso a Figline Valdarno, a pochi passi da Piazza Serristori, dopo un pomeriggio di shopping in centro, poco prima che calasse il buio. La donna è stata travolta e uccisa dalla suocera 66enne al volante di un'auto, sotto gli occhi della figlioletta, che era a bordo del veicolo. Secondo quanto ha riportato La Nazione, le due donne stavano facendo gli ultimi acquisti per i festeggiamenti. Martina stava caricando le buste nel bagagliaio di una Mini Cooper. Ad un certo punto, l'auto col cambio automatico è scattata con la retromarcia inserita e la nuora è stata travolta. Il tremendo incidente è costato la vita a Martina. Gli operatori del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. Hanno tentato invano di rianimarla e non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 31enne. La suocera, trasportata all'ospedale di Ponte Anicheri, era in stato di shock. I familiari accorsi subito dopo si sono presi cura della bimba. La vittima era un insegnante, residente a Castelfranco di Sopra. Nel mese di ottobre 2022, Martina aveva deciso di trasferirsi all'estero con il compagno e la figlia con soggiorni tra Germania e Londra. La coppia, in occasione del battesimo e del primo compleanno della piccola, aveva pensato di organizzare la cerimonia in Italia con i parenti. Non è stata disposta nessuna autopsia sulla salma di Martina. I magistrati non hanno richiesto nessun esame autoptico in quanto non vi sono dubbi sulla causa del decesso della 31enne. Ha perso la vita a seguito dei traumi riportati nell'incidente. I funerali si sono svolti alla chiesa di Sant'Agostino di Prato. Il pubblico ministero di Firenze si occuperà della valutazione del caso. La tragedia che ha colpito la famiglia di Martina Breschi, difficile da accettare, ha sconvolto mezza Toscana. Guidata dal comandante Alessandro Belardi, la polizia municipale di Figline Incisa ha raccolto tutte le possibili testimonianze facendo i rilievi. Il caso è passato nelle mani del pubblico ministero della Procura di Firenze. Attraverso le indagini si cercherà di capire se ci sono responsabilità, in base alle attuali normative più severe sull'omicidio stradale. Che ne pensate di questa assurda tragedia? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.